sorpresa, lo facciamo fare perché così ci piace, da un nostro ascoltatore. Sentiamo, vai. È qui con noi a Good Times Luca Abete. Amici di R101! Ma sì! Ciao Luca! Come stai, Luca? Ma ragazzi, sto benissimo, quando sono qua sono sempre felice, anche perché parliamo sempre di cose belle e poi siete belli, sorridenti, vi trovo sempre più freschi. Scusa, sento qualcosa in sottofondo. Cos'è? Sentiamo. Questa è la nostra hit. Impariamo ad amarci. Luca, facci capire, questa canzone cos'è? Questa è la nuova hit che accompagnerà il tour che comincia domani. Il tour Non ci ferma nessuno con R101 ormai da un bel po' di tempo. Dico bene, 10 anni. Sì, 10 anni. Ragazzi, che portiamo questo progetto nelle università, una campagna sociale motivazionale per parlare non di successo ad ogni costo, ma magari di sconfitte, paure che possono aiutarci a diventare un poco più consapevoli del nostro valore e ripartire casomai proprio con grinta. Con grinta. Tra l'altro noi stavamo parlando prima di scuola e di quando appunto si copiava in classe più o meno. Non tutti, perché abbiamo anche degli ascoltatori, diciamo, secchioni, hanno detto: no, ragazzi, noi non copiavamo, studiavamo lì, belli ligi. E invece Luca Abete? No, latino e tedesco, ragazzi, è una tragedia. Latino e tedesco. Aia. Cioè, copiavi anche tu? Ragazzi, sì. Vedi? Lo dicevo. Però non c'era ancora Striscia la Notizia, quindi il tapiro di Staffelli non mi è mai arrivato. Niente inchieste, zero. Oh, Luca, invece, per tornare a noi, domani riparte ufficialmente il tour di Non ci ferma nessuno dall'Università La Sapienza, Roma. Esatto, bellissimo, ore 10, saremo nell'aula 3 della Facoltà di Economia, proprio dove tutto è cominciato 10 anni fa, quindi insomma una circostanza particolare che ritorna. Il claim di quest'anno è: impariamo ad amarci. Stiamo distribuendo adesivi. C'è qui, abbiamo tanti gadget. Eccolo qui. Eccolo, questo cuoricino, non so se si vede a casa. È importante riappropriarsi proprio del valore che abbiamo. Partiamo da noi stessi, dall'amore per quello che siamo, e poi cominciamo ad amarci un po' di più tra di noi. Una ricaduta importante potrebbe esserci anche sul pianeta, sull'ambiente, su tutte le cose che ci circondano. Ovviamente non abbiamo lezioni da dare a nessuno. Chiaro. Saranno i ragazzi a parlarne in aula e magari dai loro spunti verranno fuori tante cose belle che poi racconteremo sui social network e anche sul sito di R101. Assolutamente. Ma non a caso hai scelto proprio la data dell'8 marzo, che è domani, vero? Esatto, festa delle perché donne. Sì, è un tema molto ricorrente, quello dell'amore, le difficoltà, le paure che ci sono, si ha paura di insuccesso anche in questo. Sì, e soprattutto le relazioni, i rapporti, il rispetto sono dei temi molto dibattuti durante i nostri talk. Quindi 8 marzo, giornata della donna, partiamo proprio da questo. Penso che sia comunque un'occasione anche per soffermarci su alcune tematiche di attualità che i ragazzi hanno particolarmente a cuore e che quindi in qualche maniera dobbiamo andare ad affrontare. Allora, facciamo così, perché parlavamo anche prima fuori onda e mi dicevi: sono cambiate tante cose da quando abbiamo iniziato 10 anni fa, venendo adesso che siamo nel 2024. Ne parliamo tra un attimo, dopo la prossima canzone. In radio si annunciano le canzoni. Caro Luca, lo vuoi fare tu? No. Perché? No. Siamo in compagnia di Luca Abete, che non ha voluto annunciare la canzone. Ci è rimasto male. Adesso è rimasto male, perché io ero qui già pronto e dicevo: adesso sentiamo un po'. Ma lui non vuole fare lo speaker. Vabbè, ma che c'entra? No, sono uno che fa TV, cioè, per dire. Vabbè. Io non ho perso il lavoro, ma vieni tu a fare i servizi con me. Quando... Potrei. Ma Luca, no. Se vuoi, ti serve qualcuno. Ci vuole coraggio, Santini. Lo so. Torniamo a noi. Ti stavo dicendo poco fa che durante il fuori onda mi dicevi: comunque, io facendo questo tour, Non ci ferma nessuno, da 10 anni, ho una fotografia, un'immagine, uno spaccato di quello che è stata l'evoluzione, il cambiamento, in meglio o in peggio, adesso ce lo dirai tu, Luca, dei ragazzi. Sì, è vera questa cosa. Ma è proprio la molla che ci ha mosso che era diversa, perché noi abbiamo cominciato tutto parlando con gli studenti di prospettive post laurea. Abbiamo detto: potremmo portare un'energia nuova, prospettive nuove ai professionisti del domani. Conoscendoli, parlando con loro, ci siamo resi conto che però c'erano delle fragilità che affioravano, e i primi anni nelle università tutti volevano fare un po' i professorini, sai, quelli che parlavano di cose evolute. Poi piano piano sono venute fuori le fragilità. Il Covid ha rappresentato un momento difficile per molti studenti italiani, anche per molti adulti, dobbiamo
possiamo dirlo. E durante il Covid hanno cominciato a parlare di disagio, quell'esigenza di benessere mentale che cominciava a diventare sempre più impellente. Oggi, dopo il Covid, c'è la rabbia. C'è la rabbia nei confronti di quello che non hanno, di quello che vorrebbero, di quello che non riescono a raggiungere. A volte se la prendono con gli altri, a volte con se stessi. In tutti e due i casi probabilmente si sbaglia, perché imparando ad amarsi, come col claim di quest'anno vogliamo provare a divulgare, ecco, magari possiamo ritrovarci un pochino più consapevoli di quello che siamo e da lì trarre l'energia per superare anche queste paure, queste difficoltà, un po' più forti per affrontare poi la vita di tutti i giorni, no? Esatto. Per questo decennale, per questo compleanno, ho visto due cosine molto carine. Sarà un'edizione XXL, esatto, giusto, sì, perché sarà fino da domani fino a dicembre. Esatto, sì, di solito eravamo in primavera, quest'anno arriviamo fino in autunno, quindi verrò a rompervi le scatole tutto l'anno. Vai, Luca, noi siamo qui pronti ad aspettarti. Poi sempre ci sarà anche una web TV della community. Sì, abbiamo allargato proprio la piattaforma social e anche lo spazio sul sito, perché il nostro tour non è un punto di arrivo, il nostro tour è un punto di partenza. Noi incontriamo gli studenti perché vogliamo raccogliere quello che hanno da dirci, lo raccogliamo con i video, con tutto quello che può essere utile per farlo arrivare a tanti altri componenti della community. Quindi la web TV ci consente di fare questo. Hai capito? Un sacco di contenuti. E poi c'è il banco alimentare anche quest'anno. Anche quest'anno, quello mi ricordo, è molto importante, che ne avevamo parlato, no? Sì, giusto, alla qualche mese fa. Ci siamo inventati sta formula clamorosa: un web game, cioè tu giochi, ti diverti. Giochi sul sito, giusto? Esatto. Giochi sul sito, non ci ferma nessuno.org. Poi raccogli cibo virtuale. Poi arriva Lidl Italia che lo trasforma in cibo concreto. E l'anno scorso abbiamo raccolto 40.000 pasti. Wow. Quest'anno, secondo me, possiamo metterci a giocare tutti, anzi andate a giocare tu. Ah, no, non è ancora pronto, da domani. Ci ferma nessuno.it .org. Andiamo. Allora, ricordiamo magari qualche tappa, perché da domani sarei a Roma, poi il 18 marzo Napoli, 9 aprile Bari, poi Teramo, Firenze, Pescara, Catania, Cassino, Catanzaro e Milano al Politecnico a dicembre. Esatto, no, forse la tappa del Politecnico non è ancora confermata, però insomma, vabbè, ci saremo. Non ci resta non ci ferma nessuno.org. Ce la possiamo fare. Le trovate lì. Un'ultimissima domanda, Luca, ti voglio fare. Hai mai incontrato anni dopo qualche studente che ha partecipato a quegli eventi, ai tuoi tour, e ti ha detto: Luca, così. Ma che bella domanda mi hai fatto. Guarda, è una delle cose più belle. Pensa che non è fatta con l'intelligenza artificiale, cioè è proprio spontanea. Con così. La deficienza naturale. Bravo. Ti voglio bene, Marco. Anch'io. No, dico, è la cosa più bella che ho vissuto in questi anni, perché molti ragazzi li ritroviamo perché frequentano ancora, alcuni tornano dopo qualche anno per raccontarci quello che hanno vissuto, ed è bello vedere dei ragazzi che hanno proprio il gusto e il piacere di attendere la fine dell'incontro e raccontarti come quelle occasioni piccole di riflessione abbiano rappresentato per loro un piccolo trampolino per prospettive nuove, per energie nuove, e questa è la soddisfazione più grande. Incontriamo migliaia di ragazzi all'anno, centinaia ci ascoltano veramente con grande trasporto, magari qualcuno riesce anche a cambiare il proprio percorso, e questo è il grande successo di questa campagna sociale. Sono contentissimo. Wow, bravo Luca. Grazie. E allora rimani con noi, tra poco ti facciamo salutare. Vuoi presentare la prossima canzone? No, vuole presentare. L'ho detto a lui, poi dico sì a te, tutti dicono: ah, con Melita Toniolo. La presenta Melita, allora. Ariana Grande su R101. Devo dire, bravissima. Anche tu, stai crescendo. Grazie. Luca Abete qui con noi, è stato qui con noi, ci ha raccontato insomma quello che accadrà da domani, cioè la ripartenza del tour. Non ci ferma nessuno. Sì, e quindi avanti tutta, ancora 10 anni, 15, 20 anni, perché insomma la mission, perché è un po' una mission quella che tu fai, Luca, per i ragazzi, verso diciamo quello che è la loro vita, il loro futuro, le loro fragilità, è una cosa molto molto importante. Arrivano messaggi, insomma, ti salutano, ti ringraziano. E insomma, no, ma c'è tanto affetto. È che molto spesso noi siamo protagonisti di storie meravigliose che neanche notiamo, perché corriamo. Vero. I ragazzi mi hanno aiutato con le loro domande a riscoprire aspetti di me che non avevo neanche poi notato tanto. Allora dico grazie a tutti i ragazzi che ho incontrato in questi 10 anni, perché mi hanno fatto scoprire cose belle che non avevo percepito. È un invito che faccio a tutti: studiamo di più i piccoli gesti eroici che ogni giorno compiamo. Bravo, perché Luca. Voi siete eroi anche se non lo sapete. Bravo Luca. Ad amarci. Esatto, ad amarvi. Sentiamo. Non ci ferma nessuno, no. Siamo ancora.
Era Luca Abete qui con noi. Grazie, nel pomeriggio ragazzi di R101. Alla prossima. Grazie. Luca, vi voglio bene, viva R101, ciao a tutti, popolo di R101.